Elezione amministrativa, Forza Italia corre da sola al ballottaggio, possibile un patto del Nazareno. Forza Italia schiera Tosetto, senza noi il centrodestra non esiste, Rucco uniamoci, sono da quando. Segnalazioni continue di rifiuti abbandonati contro il degrado, ecco le nuove aree ecologiche. Tragedia della strada, un ciclista di Montegaldella travolto, ucciso nel Padovano. Omicidio di Zovencedo, e RIS di Parma indagano sull'uccisione di Mauro Pretto, ancora senza un colpevole. Innovazioni turistiche all'Olimpico di Vicenza, visite guidate con un tablet. Eccoci in diretta con l'informazione di Rete Veneta, questo è il notiziario da Vicenza e provincia. In apertura ci occupiamo di elezioni amministrative, il 10 giugno incombe e incombono anche le trattative tra i partiti. Noi questa sera ci siamo posti un quesito: al primo turno il centrodestra va diviso, ma cosa succederà al secondo turno? Ci potrà essere margine per un nuovo patto del Nazareno? Cerchiamo di capirne di più. La strategia dei kamikaze. Forza Italia sta andando dritta a schiantarsi contro la corazzata del centrodestra. Nella guerra politica per la conquista di Vicenza, pur sapendo che da soli non possono vincere, i forzisti continuano a scendere in picchiata verso il primo turno delle amministrative, su cui rischiano di sfracellarsi. Rimasti soli su un'isola, continuano a combattere una guerra finita. A centrodestra ormai i giochi sono fatti, eppure, dopo il fuoco amico contro l'alfiere Fabio Mantovani, che ha ritirato la sua candidatura gettandosi col paracadute per non schiantarsi su queste amministrative, i forzisti mantengono imperterriti il veto sul candidato civico Francesco Rucco, che guida la coalizione di Lega, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia e Noi con l'Italia. Ma le domande sorgono spontanee. Perché Forza Italia, pur conscia di non avere più l'appeal politico di un tempo, pur sapendo che da sola può solo perdere, invece di cogliere le critiche della coalizione in modo costruttivo, allineandosi, preferisce deludere le attese del suo stesso elettorato che vorrebbe il centrodestra unito? Perché Forza Italia, dopo aver gestito male la candidatura di Fabio Mantovani, oggi, non potendo più imporre il nome di un suo alfiere a tutto il centrodestra, continua a pretendere di dettare le condizioni? Perché Forza Italia non appoggia oggi Francesco Rucco, sapendo che potrebbe chiedere e ottenere assessorati e consiglieri, e invece aspetta eventualmente il ballottaggio quando, quasi certamente, si presenterà da sconfitta? In altre parole, perché, avendo tutto da guadagnarci, non rinuncia oggi al veto su Francesco Rucco, ma aspetta il secondo turno, quando ormai è troppo tardi? Una domanda che alimenta un sospetto. Se Forza Italia non toglie il veto oggi, tutto fa pensare che non lo tolga nemmeno domani e voglia mantenerlo anche al ballottaggio. Insomma, c'è puzza di patto del Nazareno. Tra Francesco Rucco e Otello Dalla Rosa, Forza Italia potrebbe decidere di sostenere il candidato di centrosinistra. Una vendetta che gli elettori di centrodestra probabilmente non perdonerebbero. Sarebbe la fine di Forza Italia, la strategia del kamikaze. Il candidato sindaco di Forza Italia, Matteo Tosetto, spiega il progetto centrista del partito e ribadisce la corsa in solitaria. Francesco Rucco però lo provoca e dice: perché non vi unite a noi immediatamente? Forza Italia voleva isolarlo e invece è rimasta isolata. Ora è Francesco Rucco il candidato di centrodestra, poi c'è Fabio Mantovani, che è entrato in politica come in un brutto sogno. Una notte agitata da critiche, solitudini, senso di abbandono. Si è risvegliato il 17 aprile quando ha dato le dimissioni con un sospiro di sollievo. Ora è tutto finito.
Sono affari suoi di Matteo Tosetto, il segretario provinciale che subentra come alfiere di Forza Italia nella corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza. Forza Italia mi ha chiesto di candidarmi al sindaco, io ho accettato ovviamente per spirito di servizio, ma sono anche convinto che Forza Italia a Vicenza possa dare un suo contributo importante per un nuovo progetto politico-amministrativo per questa città. Un nuovo progetto per questa città. Matteo Tosetto ora deve sgomitare a destra e a sinistra per trovare spazio e così si colloca esattamente in mezzo, né centro-sinistra né centro-destra, ma centro-centro. Noi pensiamo di presentare un programma che non sia né di sinistra né di destra, proprio perché i due candidati sindaco ad oggi presenti esprimono questa ideologia, questo progetto. E così a Vicenza Forza Italia scopre di non essere più un partito di centrodestra. Ovviamente senza Forza Italia non esiste un centrodestra, quindi noi rappresentiamo il centro e la destra la lasciamo a qualcun altro. Non esiste un centrodestra? Beh, per Forza Italia sarà dura convincerne non solo i suoi elettori, ma anche molti pezzi da 90 del partito. L'ex sindaco di Vicenza, Enrico Ulvec, aveva già espresso la sua stima per Francesco Rucco e la stessa Elena Donazzan potrebbe seguire il candidato delle liste civiche. Insomma, questa Forza Italia di centro-centro rischia di spaccarsi. E attenzione, perché l'operazione di collocarsi più a sinistra di Lega, Fratelli d'Italia, ma anche del Popolo della Famiglia e di Noi con l'Italia è pericolosa, perché più a sinistra c'è appunto il centro-sinistra. Così torna il sospetto di un patto del Nazareno in chiave vicentina, con Forza Italia che al ballottaggio dal centro-centro potrebbe sporgersi, scivolando dalla parte di Otello Dalla Rosa. Ma sarebbe un patto del Nazareno locale che gli elettori secondo me non capirebbero, proprio per la condotta e l'attività politica amministrativa svolta in questi anni contro il centro-sinistra. A quel punto credo che gli elettori chiederebbero spiegazioni al partito di Forza Italia. Ci piacerebbe che Forza Italia condividesse con noi questo percorso e sposasse quindi un appoggio del primo turno, che sarebbe la cosa più logica. Un secondo turno avrebbe poco senso anche da parte loro, visto che il veto al primo turno c'è stato, perché mantenere poi una condotta diversa al secondo turno? Tanto vale arrivare al primo turno con noi. Bidoni itineranti, nonostante continuino le segnalazioni dei nostri telespettatori, questa potrebbe essere una via d'uscita. Degrado, sporcizia, bidoni della spazzatura in condizioni vergognose. Siamo in Borgo Casale e queste sono le fotografie che ci hanno inviato i nostri telespettatori. Con un cellulare viene girato anche un video, il tutto proprio di fronte all'archivio di Stato di Vicenza. Noi, come sempre, diamo voce ai cittadini e trasmettiamo queste immagini, che sono una testimonianza dell'inciviltà e della maleducazione di qualcuno che non ha ancora capito come conferire in modo corretto i rifiuti. C'è di tutto: sedie per bambini, scatole di cartone, bottiglie di plastica, sacchetti buttati per terra. Forse non tutti sanno che a Vicenza c'è un nuovo servizio di AIM per la raccolta dei rifiuti. Si chiama Ecomobile, una sorta di area ecologica itinerante che ogni giorno è in un quartiere diverso. Oggi era in Piazza Castello e, come vedete, permette ai cittadini di buttare un po' di tutto, dai piccoli elettrodomestici ai farmaci scaduti, dagli abiti usati alle pile, ai neon, fino alle lampade a basso consumo e ai materiali infiammabili e pericolosi. Insomma, in città i servizi fortunatamente non si può dire che non ci siano. L'informazione ve la diamo noi, l'educazione invece a volte manca e troppo spesso è la madre del degrado. Tragedia della strada, un ciclista di Monte Galdella è stato ucciso nel Padovano. Monte Galdella, il paese sotto shock. La morte di Franco Scalbello, ucciso a 58 anni mentre era in bicicletta, ha scosso l'intera comunità. La tragedia della strada è avvenuta a Cerverese Santa Croce, nel Padovano, dove poco dopo le 10 di sera un'auto ha travolto il ciclista, sbalzandolo di sella e facendolo cadere in un campo. L'investitore ha chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i medici del 118, che purtroppo non hanno potuto che constatare che il 60 era morto sul colpo. E
nel tardo pomeriggio, guardate questa foto che ci arriva dai vigili del fuoco, incidenti in A4 con un tamponamento tra tre camion all'interno della prima galleria tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Ferito il conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti, l'uomo è rimasto incastrato nella cabina. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere. Sul posto anche i medici del 118 e due pattuglie della polizia stradale. Gravi le ripercussioni sul traffico con 6 chilometri di coda. Torniamo ora ad occuparci invece dell'omicidio di Zovencedo in cui venne ucciso una guardia venatoria, perché adesso sul posto arrivano i RIS di Parma a cercare di fare chiarezza su chi sia stato a premere il grilletto, una mano che a distanza di mesi rimane ignota. Zovencedo, omicidio Pretto, i carabinieri giocano la carta del RIS di Parma. Sono arrivati in mattinata i carabinieri del RIS all'abitazione di Mauro Pretto, il solitario burbero ecologista ucciso con un colpo di fucile il 13 maggio dell'anno scorso. L'uomo abitava in un casolare semi nascosto dalla vegetazione sui colli iberici, defilato rispetto a alcune abitazioni della zona. Da quella tragica notte i carabinieri hanno sentito decine di persone, quasi un centinaio di possessori di fucili da caccia controllati, ipotizzati, moventi e seguito piste. L'arrivo del RIS potrebbe significare forse che qualcosa si sta muovendo. I militari hanno utilizzato strumentazioni per rilievi specifici, come uno scanner che potrebbe stabilire la statura del killer, l'altezza da dove è partito il colpo per uccidere Mauro Pretto. Rilevazioni che ci chiediamo possano significare che vi siano riscontri da effettuare su qualche sospetto. Rimangono ancora due le ipotesi sulle cause dell'omicidio: o un alterco finito in tragedia o una ruggine del passato regolata a pallettoni. Banda di motociclisti, pistola alla mano, ha assaltato il titolare di un distributore di benzina. Lonigo. Paura ieri per il gestore del distributore della Loro Fratelli S.P.A. in via Circonvallazione a Lonigo. Erano le 12.30 quando l'uomo, 53 anni, salito sulla sua Audi A4, stava andando in banca per depositare l'incasso ed è stato avvicinato da una banda di motociclisti che lo ha costretto a costeggiare e, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 2.000 euro. Probabilmente i rapinatori nei giorni scorsi avevano tenuto d'occhio i movimenti dell'uomo, capendo le abitudini, coperti il voto e al casco integrale, sono entrati in azione a poche centinaia di metri dallo stesso distributore. Secondo i racconti dell'uomo, i motociclisti parlavano con accento veneto. Tentano il furto in una concessionaria, ma l'unica cosa che riescono a fare è una montagna di danni. Grumo delle Abbadesse. Il comando criminale entra in azione di notte e prende di mira la concessionaria Ford, che nell'ultimo anno ha già subito 4 colpi. I banditi tentano di sfondare il cancello d'entrata, ma restano incastrati con una delle auto della concessionaria. Allora provano a passare attraverso la recinzione, ma rimangono bloccati per la seconda volta con una delle macchine che volevano portare via. Fuggono a mani vuote, lasciandosi alle spalle danni per 40.000 euro. Sgominata la banda che truffava i sacerdoti, 100 sarebbero i colpi all'attivo, molti di questi in provincia di Vicenza. Lonigo. Aveva nel mirino i sacerdoti, la banda che è stata arrestata nei giorni scorsi in Lombardia. All'attivo sembra almeno 100 colpi, banda che adesso si scopre avrebbe colpito anche nel Vicentino. 4 gli episodi che sono finiti nel mirino della procura e che vedono per vittime anziani sacerdoti della città e delle zone di Lonigo e di Malo. La tecnica dei 4 malviventi era semplice: contattavano i religiosi spiegando loro che era in corso una causa civile perché la parrocchia non aveva pagato l'abbonamento di una rivista e per risolvere la questione, dicevano loro, se pagate subito, reverendo, con una cifra molto più bassa, chiudiamo il contenzioso. Ed invece era un modo per spillare quattrini e sacerdoti. Relazione pericolosa tra un insegnante e un'allieva. Il professore è finito ai domiciliari dopo aver fatto settimane di carcere, ma anche dopo aver ammesso l'esistenza appunto di quella relazione.
Schio, un amore proibito tra docente e studentessa, lui 46 anni, lei 15. L'uomo è finito in carcere solo a distanza di qualche settimana, ha ammesso la relazione pericolosa, ottenendo così i domiciliari. Il 46enne professore di scienze naturali dell'Istituto Martini ha deciso di collaborare con gli inquirenti, ammettendo di aver preso una sbandata per la 15enne sua studentessa, frequentandola ripetutamente per qualche mese. Una relazione che lui avrebbe detto vedeva consenziente la ragazza. A far scoprire la loro liaison l'amica con cui la 15enne si era confidata e che ha avvisato i genitori. Da qui l'indagine. Gli inquirenti per un mese hanno pedinato il professore, piazzato cimici in auto, registrando gli incontri con l'allieva avvenuti al di fuori della scuola. Ed ora torniamo in città al Teatro Olimpico. La visita si fa narrazione per scoprire segreti e bellezze. Vicenza, il futuro delle visite turistiche nel capoluogo iberico parte dal Teatro Olimpico. Una narrazione virtuale di 45 minuti via tablet consegnato ai visitatori al momento dell'ingresso. Non più solo una semplice visita al primo teatro coperto del mondo con l'unica scenografia rinascimentale conservata e ultima opera di Andrea Palladio, ma diventa un vero viaggio racconto virtuale. Si parte dalla Sala dell'Odeo attraverso un piccolo sipario teatrale, si entra nella Sala dell'Antiodeo dove verranno narrate la storia e le meraviglie di questo gioiellino. Tutti gli spazi verranno coinvolti e i visitatori andranno così alla scoperta di storie, voci, video e immagini. Nel cuore della narrazione, la sala del teatro, a cui si accederà come nel passato, dall'alto. Il visitatore assisterà ad uno spettacolo di suoni, luci, arrivando fino ai luoghi nascosti, ammirando là il teatro nella sua naturalezza. Questa sera puntata da non perdere dell'approfondimento dei nostri notiziari, focus come ogni sera puntualissimo alle 21. Questa sera gli ospiti di Lorenzo Munegato sono Alfredo Bellucco, Cristiano Corazzari, l'assessore regionale, Marco Dalla Pietra, sindaco di Spresiano, Sara Moretto, Raffaella Zanellato, il consigliere regionale DEM, Andrea Zanoni, una puntata quindi che si preannuncia interessante. Vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente. Le previsioni per domani. Prevarrà un cielo sereno, a parte locali modesti annuvolamenti, più che altro nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature, per lo più in continuo aumento, salvo risultare stazionarie o in lieve calo riguardo ai valori minimi sulle zone centro-meridionali.